Secondo le sigle sindacali, l'incontro avuto con ArcelorMittal, convocato al MISE per il monitoraggio sull'intesa del 6 settembre 2018, ha dato esito non positivo. Secondo Francesca Redavid, segretaria generale FIOM CGIL, l'andamento del confronto ha reso evidente che la questione dell'immunità penale, pur non facendo parte dell'accordo sindacale, assume un rilievo preliminare per il proseguimento del tavolo di monitoraggio. Se non si risolve la questione della certezza del quadro legislativo tra governo e azienda, non si avvia una concreta verifica degli impegni assunti. Il tavolo sarà riaggiornato nei prossimi giorni, dove auspichiamo, conclude la Redavid, che in tale sede ci siano le condizioni per affrontare un confronto di merito. Marco Bentivogli della FIM CISL spiega come l'incontro sia stato deludente, perché il governo non ha risolto la partita dello scudo penale, mentre l'azienda non ha dimostrato nessuna volontà di ritirare la cassa integrazione e non ha neanche sciolto il nodo se i lavoratori alla fine delle 13 settimane di cassa integrazione guadagni rientreranno tutti in azienda. Questo è il pensiero invece di Antonio Talò della UILM. Non c'è stata nessuna decisione né sul fatto di questa immunità che ormai è una mannaia che grava sulla testa dello stabilimento, dove sia il ministro che l'azienda ha detto che sono al lavoro per trovare una soluzione. Nel frattempo l'azienda rimane sulla sua posizione, prima cosa non pure richieste da tutti che cosa si sta facendo e che cosa ci dobbiamo aspettare. Risposta zero, aspettate. Sulla cassa integrazione è altro tema. L'azienda continua imperterrita a dire le sue ragioni e non voleva ascoltare nemmeno il ministro che gli aveva chiesto se c'era la possibilità almeno di ridurre il numero. Alla fine, richieste da tutti, hanno preso un impegno anche qua molto virtuale e rimane il fatto che comunque loro non cambieranno idea. L'USB, in una nota, firma Sergio Bellavita e Francesco Rizzo, l'incontro ha reso evidente che il management di ArcelorMittal sta disattendendo gli elementi fondanti dell'intesa stessa. Siamo di fronte ad un'azienda che sta sistematicamente agendo in totale contrasto con gli impegni assunti in sede ministeriale. Per queste ragioni abbiamo dichiarato che, previa verifica con il nostro gruppo dirigente, avremmo ritirato la firma dell'intesa del 6 settembre 2018. Al governo chiediamo di considerare risolto il contratto e riprendere in mano pubblica l'ex gruppo Ilva. Non possiamo assistere, conclude la nota dell'USB, all'ennesima operazione di sciacallaggio nei confronti del territorio, dei lavoratori e dei cittadini.